Poracci, con tutto questo parlare di Penny Blood e Shadow Hearts, non potevo non omaggiare una delle mie saghe preferite dentro solo risposte sbagliate. Con un grandissimo colpo di scena, Varior trionfa nuovamente riconoscendo per primo il terzo capitolo, From the New World, mentre nella marea di risposte sbagliate, una su tutte ha brillato, Xenokaga. Una risposta brillante, solo per esperti di JRPG e palati fini. Complimenti. Va bene, andiamo avanti, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con una barba discutibile. Quella di oggi sarà una puntata non poverissima. Con tante notizie al volo, alcune ottime, altre struggenti, altre ancora vi spiazzeranno facendovi riconsiderare tutte le certezze della vita. Bene, ora che avete anche l'intro clickbait, è giunto il momento di mettersi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social, i link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Settembre sarà un mese ricco di eventi e, sebbene oggi non parleremo del Nintendo Direct, ma tranquilli che ci rifaremo domani, bisogna comunque iniziare a parlare del Tokyo Game Show, perché inizia a delinearsi un programma molto interessante. Tra i numerosi partecipanti abbiamo due importanti conferme. Ci sarà infatti un Xbox Showcase in data 15 settembre alle ore 11 italiane. Dobbiamo aspettarci una presentazione indirizzata esclusivamente al pubblico giapponese, ma comunque potrebbero uscire novità interessanti sulla lineup di casa Microsoft pensata per il suolo nipponico, mentre Konami ha promesso che alle 8:30 del 16 ci sarà un annuncio riguardante una serie amata in tutto il mondo, con il reveal di un nuovo titolo. Facile pensare a mostri sacri come Castlevania, Silent Hill e Metal Gear Solid, ma gli insider del settore consigliano tutti quanti di tenere le aspettative basse, visto che secondo le prime indiscrezioni si tratterà dell'annuncio di un progetto minore. E visto che si parla di Konami, la cosa non mi sorprende affatto. Staremo comunque a vedere. Ora però due notizie tutt'altro che entusiasmanti. Si tratta di due rinvii al 2023. Il primo riguarda il successore spirituale di Jet Set Radio, ovvero Bomb Rush Cyberpunk. Il team di sviluppo cita come motivazione del ritardo la volontà di pubblicare un gioco in linea con i propri standard qualitativi, ma ricordiamoci che si tratta di un titolo inizialmente previsto per il 2021 e il dubbio che il piccolo studio Team Reptile non sia in grado di gestire una produzione del genere purtroppo c'è tutto. E a proposito di ambizioni smisurate, anche UFL è stato rimandato al prossimo anno. Nonostante la presentazione in pompa magna avvenuta a inizio di quest'anno e la rassicurazione che il titolo sia praticamente pronto all'80%, ci sono ancora tanti dubbi sul fair to play che punta a rivoluzionare completamente il mercato, imponendosi dal nulla come uno dei maggiori competitori di FIFA e eFootball. Sarebbe bello sapere cosa ne pensa Cristiano Ronaldo, sembrava spontaneamente interessato al progetto. Vi ricordate? Poi, a proposito di rimandi, anche l'edizione fisica di Baldo slitta di un mese. Non c'è tregua per la produzione firmata Napsteam, che dopo un debutto tutt'altro che entusiasmante lo scorso anno, fatica anche a rilanciarsi con l'edizione fisica prevista per Switch e PS4. La versione su cartuccia e disco uscirà ad ottobre, il rinvio di circa un mese non è nulla di tragico e speriamo sia l'ultimo inconveniente di tutta quanta l'operazione Baldo. Bene, ora però dobbiamo discutere di un leak molto interessante, perché è stata svelata, a quanto pare con molto anticipo rispetto alle intenzioni dei produttori, una nuova console portatile che magari non sarà niente di rivoluzionario, ma che la dice lunga sulla direzione che sta prendendo il mercato videoludico negli ultimi anni. E un po' è anche colpa di Switch. Ecco quindi le prime immagini di Logitech G Gaming, una console portatile pensata principalmente per il cloud gaming, nata dagli sforzi congiunti di Logitech e Tencent. Il leaker che ha reso pubbliche le prime immagini e le specifiche tecniche della console si è beccato una bella rivendicazione di materiale coperto da copyright, quindi non so quanto sia sicuro mostrarvi queste immagini, ma per l'informazione libera questo è altro. In ogni caso, non tanto nel form factor quanto nell'interfaccia del sistema operativo, G-Gaming ricorda molto ma molto da vicino Nintendo Switch, e sebbene giri nativamente su Android e il processore del 2020 garantisca una buona compatibilità con i titoli presenti su Play Store, è chiaro che si tratterà di un device
device pensato principalmente per il cloud gaming, e già dalle foto si vede la piena compatibilità con app come l'xCloud del Game Pass, il supporto a GeForce Now e anche Steam. Se Tencent inizia ad affacciarsi su questa fetta di mercato, è probabile che i grandi colossi del gaming inizino a fiutare le potenzialità di hardware dedicati esclusivamente alla riproduzione da remoto, con console vendute a basso prezzo dalle capacità tecniche limitate e con una libreria potenzialmente sconfinata. E a questo punto mi domando quanto ci impiegheranno Sony e Microsoft a proporre qualcosa del genere. Si parla ormai da tempo dell'intenzione di Sony di creare un launcher dedicato ai suoi titoli su PC, così come delle sperimentazioni da parte di Microsoft con Xbox alternative, ovvero device pensati principalmente per portare ovunque il Game Pass. Quindi, se siete tra quelli che sono convinti che le console spariranno, pensate anche a questo scenario. Nel futuro, non troppo remoto, verrà a mancare l'idea di console fissa, ma gli hardware continueranno a proliferare e saranno principalmente di due tipi. Da una parte quelli ibridi sul modello Switch e Steam Deck, e dall'altra device più aperti e indirizzati esclusivamente al cloud. Che ne pensate di questa visione di futuro? Sony ha comprato From Software? Sì, ma non proprio. Sia il colosso NetEase che Sony hanno acquistato una parte considerevole delle azioni dell'azienda. NetEase circa il 16%, mentre Sony il 14%. La percentuale rimanente resta in mano a Kadokawa, compagnia madre di From Software, che con il suo 69% di azioni rimane il proprietario di tutte le IP From Software. La mossa è stata fatta nell'ottica di far entrare nelle tasche dell'azienda più capitale o fondi. Perdonatemi se non uso il linguaggio corretto, ma come dico sempre, non sono un esperto del settore. Tutto questo per agevolare la futura pubblicazione dei titoli anche al di fuori del suolo nipponico. From Software infatti fino ad ora si è occupata esclusivamente della distribuzione giapponese dei suoi titoli, mentre per il mercato occidentale si è sempre affidata a publisher esterni, ad esempio Activision per Sekiro e Bandai Namco per Elden Ring e Dark Souls. Allo stato attuale dei fatti non cambia nulla e la piccola percentuale di Sony non significa affatto che le produzioni della software house giapponese diventeranno esclusive PlayStation, ma è chiaro che se prima o poi Kadokawa deciderà di vendere tutto, uno dei principali interessati, con tanto di canale preferenziale, potrebbe essere proprio Sony, o magari NetEase. Chissà cosa riserverà il futuro per quanto riguarda le creazioni di Miyazaki e soci. E chiudiamo poracci con una piccola considerazione finale, spero, sul remake di The Last of Us Parte 1. Oggi, nel primo pomeriggio, sono uscite le recensioni di questo discusso remake e la stampa si è tutta quanta allineata sulla stessa linea di pensiero. Si tratta infatti di un'operazione non necessaria, non imprescindibile, ma che dà la possibilità di rivivere o vivere per la prima volta l'esperienza di The Last of Us Parte 1 nella sua migliore incarnazione possibile. Questo però non è né una reimmaginazione né una vera e propria riscrittura da zero dell'engine di gioco, è semplicemente un'ottimizzazione di un titolo che, vuoi o non vuoi, è ancora facilmente fruibile sulla stessa console. Quindi il discorso è riassumibile più o meno in: li vale 80 euro? Dipende da voi e da quanto siete affezionati o incuriositi da The Last of Us. E questo secondo me è uno scenario che apre importanti considerazioni. La prima è che ormai è chiaro di quanto ci sia bisogno di una nuova terminologia in grado di descrivere in modo convincente remake, remaster e tutti questi ibridi che alla fine non sono né uno né l'altro. E poi, una volta codificate queste differenze, bisogna iniziare a scindere tra opera e riproposizione, il tutto poi filtrando le aspettative dell'utenza. Ha veramente senso recensire remake del genere o prendersela con chi, mosso da affetto o curiosità, decide di investire 80 euro sul remake di The Last of Us? E perché lo stesso trattamento non è stato riservato a Pac-Man World? Io urlo giustizia per Pac-Man World e pure Klonoa, che si sono filati in pochissimi. Tra l'altro, nel caso di questi due titoli si pone l'effettivo problema della difficoltà del reperire giochi ormai ad appannaggio solo di emulatori o dei collezionisti più famosi. Questi sono parametri che in fase di recensione dovrebbero essere tenuti da conto, non trovate? E poi un'ultimissima cosa, ma è una domanda, vi giuro, senza malizia. Sono curioso di sapere la vostra risposta. Sono più scandalosi 60 euro di Skyward Sword HD o gli 80 chiesti per The Last of Us? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro! Io sono il Porolast, Michele Ass, ciao!
Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Non si è visto, ma 80 euro l'ho detto con la mano a cucchiara. 80 euro!